Salve a tutti e buona giornata all'insegna delle stelle. Iniziamo con l'Ariete. Desiderosi di cambiamenti, io vi suggerisco di fare le cose in modo da cautelare la vostra posizione attuale. Con Giove in opposizione, ogni vostra azione, dettata dal vostro impeto, potrebbe essere un passo falso. Per adesso tenete tutto un po' a freno. Toro. L'intesa con il partner sarà alle stelle, sia a livello fisico sia a livello mentale. La sfera lavorativa potrebbe portarti belle conferme, soddisfazioni e forse qualche soldino in più. Gemelli. Troppi alti e bassi da gestire. La tua mente, che è sempre in movimento, alla ricerca di qualcosa di nuovo da scoprire, in questo momento è confusa. Questione di pochi giorni. Presto arriva il sereno. Cancro. Diciamo che anche voi, come il Capricorno, vi siete lasciati un inverno inclemente alle spalle. Adesso aprile vi regala dei giorni pieni d'amore ed affetto. Ed anche per quanto riguarda la sfera lavorativa arrivano soddisfazioni. Azzarderei a dirvi che non saranno conferme per la vita, ma piccoli assaggi di soddisfazioni che potrai avere dopo l'estate. Leone. Oggi la luna indispone il loquace Mercurio, per oggi vi suggerisco di essere molto moderati e cauti con le parole. Contate fino a 10 prima di esprimervi. Vergine. La combinazione di Marte e Mercurio in Toro ti vorrebbero appassionato, comunicativo, frizzante. Sarai irresistibile agli occhi del partner sotto una veste diversa da quello che in genere è il tuo modo di essere. Bilancia. Troppe cose da fare, molte aspettative su di te. Hai gli occhi di tutti puntati su di te. Cerca di trovare tempo per riprendere un po' di fiato e per mettere un po' di ordine nella tua vita attuale. Scorpione. Oggi ti suggerirei un po' di ponderatezza. Misura le parole e sii accorto nelle spese. Questa giornata, soprattutto in mattinata, potrebbe creare delle incomprensioni sia a livello professionale che familiare. Sagittario. Queste giornate sono molto positive per quanto riguarda il lato professionale o lavorativo. Impossibile che non arrivino soddisfazioni. Mentre per quanto riguarda la sfera sentimentale c'è un po' di gelo. Non ostinatevi a mantenere storie che non vi corrispondono. Capricorno. Questo aprile per voi è un mese rigenerante. Pure se qualche giorno la fatica si farà sentire, di più sentirete una capacità di ricarica notevole. Acquario. Potrebbe essere una giornata all'insegna degli equivoci. Prestate molta attenzione. E per finire il segno dei pesci. Arriva Venere e vi vuole morbidi, sensuali e amabili e con un fascino molto accattivante. Ed anche per oggi vi saluto e vi auguro una bellissima giornata. Vi aspetto tutti voi domani allo stesso orario.